Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 18 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Tutto da ribaltare, dall'appartamento al look. Con il vostro governatore Urano ormai da anni in quadratura, i ribaltoni sono all'ordine del giorno, una volta è la casa, con lavori di ripristino improvvisi dovuti a un guasto, una volta una persona di famiglia, che decide di mollare tutto e tutti per cercare fortuna in Australia. Ma le varianti possono essere infinite, dall'auto in panne al ladruncolo che tenta di introdursi dalla vostra finestra. Senza l'aiuto di un cartomante, però, non avreste mai indovinato un cambiamento repentino sul lavoro, tutto rimesso in discussione, ruolo, stipendio, sede. Cominciate a cercare casa e a trovarne una carina, così la famiglia assorbirà il colpo più serenamente. Premio di consolazione: qualche acquisto sfizioso o una seduta al salone di bellezza. Già che si cambia vita, conviene cambiare anche immagine, una scelta che costa ma ripaga. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. Favori importanti oppure maggiori entrate di denaro. Giornata tutto sommato positiva, i tuoi sforzi potrebbero dare i risultati sperati. Frugate tra le vostre vecchie cose. Oggi potrebbero riemergere cose che vi faranno cambiare idee su molte persone e situazioni. Fate attenzione a non smarrire oggetti, oggi potreste distrarvi oltremodo. Instabilità emotiva anche in questioni professionali e di lavoro. Non sarete molto apprezzati in alcuni vostri sforzi e questo potrebbe indurre sfiducia in voi stessi. Scaricate la tensione organizzando una serata spensierata e di divertimento. Irritabilità. Frena la lingua o potrai pentirtene amaramente. Guida piano e con prudenza. Buone occasioni per incontrare persone che non si fanno vive da tempo, in particolare una che vi sta particolarmente a cuore potrebbe tornare a farvi sognare. Prudenza. Oggi tenete particolarmente a freno la lingua se non volete cacciarvi in situazioni imbarazzanti da cui sarà difficile poi uscirne. La luna stimolerà la tua vita sentimentale. Possibili conquiste e innamoramenti. Avrai a che fare con segreti e situazioni nascoste. Evita le bugie. Ogni cosa andrà al posto giusto. Occorre solo del tempo per risolvere problemi rimasti insoluti con il partner. Una persona che non riuscite nemmeno a immaginare vi pensa e vi segue nell'ombra, ha molta stima di voi e nutre per voi un tenero sentimento. Ma difficilmente verrà alla luce del sole. Una nuova partnership non sta lavorando come voi speravate e vi potrebbero chiedere di assumere un nuovo ruolo che possa aiutare i vostri affari, siate un faro per questa persona anche se non vorreste. In questo periodo siete pieni di energia e potreste riversarla su tutto quello che state facendo in questo periodo, a cominciare dal lavoro, ma senza dimenticare la vita privata. Siete ben accetti dalla società, quindi non preoccupatevi ossessivamente di fare bella figura. Il tema forte del giorno è la comunicazione. Non aver paura di dire tutto quello che ti sta a cuore, vedrai che in famiglia lo prenderanno bene. Hai cose importanti da dire e loro ti ascolteranno. Nuovo giorno di febbraio decisamente ben supportato per voi dai transiti planetari, con in particolare il munifico Giove che continua a transitare nel segno buon amico dell'Ariete e vi favorisce, specie se siete nati nella seconda decade. Si innalza il livello della vostra percettività e aumenta anche l'intuito che diventa abbastanza spiccato. Le azioni che vi apprestate a compiere sono guidate dalla buona sorte. È possibile che riusciate a capire, in anticipo sui tempi, come le situazioni sono e il modo in cui si svolgeranno. Stanchezza e nervosismo, ecco le note dominanti di questo sabato. Con la Luna e Plutone abbioccati in dodicesima casa e il vostro astro guida Urano in quadratura.
ecco perché non potendone più dei soliti ritmi quotidiani stasera fate tutto esagerando, mangiate o bevendo troppo e dite un sacco di sciocchezze. Forte la voglia di fare i trasgressivi, di contestare la società e la realtà attuale, giusto, ma per avere credibilità e non fare la parte del solito adolescente contestatore dovreste argomentare con maggiore competenza e soprattutto con astuzia, la controparte va fatta capitolare con il ragionamento. Amore ed Eros. Novità riguardo la casa o la famiglia, sconcertanti ma non allarmanti, basterà prendersi un po' di tempo per farci l'abitudine, superata la sorpresa iniziale vi piacerà. Voglia di un quattro zampe subito appagata, ma non in un negozio di lusso, il canile o il gattile traboccano di randagine che hanno bisogno di un padrone. Luna e sole in Vergine addolciscono la giornata. Tutto procede alla perfezione. Vi attendono conferme, successi e una gradevole serenità. Situazione ideale per ritemprarvi a contatto con la dolce metà. Giornata sì per la componente emotiva e anche per quella passionale dell'amore. Vi guardano di buon occhio, infatti, tanto la sensuale Venere quanto il versatile Nettuno che si trovano nel segno buon vicino dei pesci. Chi è single si rivolga con la verve che di solito non gli manca, alla persona che adesso gli fa battere il cuore o, semplicemente, lo incuriosisce. Vedrà che incontrerà sorprese che confermano la bontà dell'azione audace messa in campo. Lavoro e denaro? È nel lavoro che vi realizzate esprimendo le vostre migliori qualità, creatività, comunicativa e problem solving. Ecco perché tutte le grane vi vengono recapitate sul vassoio d'argento come cioccolatini, le infornate nel vostro cervellone, aziona le timeri dopo un po'. Ecco che sfornate una splendida soluzione. La giornata di oggi è caratterizzata da forte agitazione, occhi bene aperti, e tenete a bada l'impulsività. Farete un piacevole incontro in un ambiente lavorativo nuovo, ma evitate di far emergere i lati difficili del vostro carattere. Nel clima di attrazione per il mistero, per la dimensione soprannaturale dell'esistenza creato dai forti valori pesci dove sta transitando il magico Nettuno. Gli astri oggi vi suggeriscono un film dal gusto ironico e curioso del 1995, Dracula morto e contento. Benessere. Sottile tremore, soprattutto alle gambe, vi domandate perché, ma se vi soffermate a riflettere da quanto tempo non mettete più in bocca nulla, troppo presi dalle vostre occupazioni per ricordarvi di mangiare, capite qual è il reale problema, fame. Ringraziate il cielo di non essere tra coloro che fuggono da questa realtà affrontando il mare, a voi basta un semplice gesto, aprite il frigo o la credenza, rovistate e… risolto. Non devi fare niente di speciale, puoi provare a rilassarti con un po' di meditazione prima di andare a letto. Mangia in maniera sana, anche se desideri cibi stravaganti, non è il momento di concederseli. Per lei. Qualunque sia la vostra età anagrafica, per mammina non siete mai cresciute, sempre ribelli, polemiche, insofferenti, insomma contestatrici irriducibili. Per lui, voglia di una casa ipermoderna, tutta acciaio e vetro, funzionale, attrezzata e cablata. Il prossimo acquisto, almeno nei sogni, il robot, che accende l'aria condizionata, mette un po' di musica, risponde alle mail. Fa le faccende e cucina divinamente. Colore delle emozioni, prugna. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.